Questa è una tecnica di trasmissione di segnali attraverso la luce. Cosa vuol dire? Che utilizziamo la luce come vettore di trasmissione di informazioni. Questo può valere per l'audio, può valere per i dati e può valere per innumerevoli altre applicazioni. My name is Ray. I'm a physicist. I work for space in the space scientific space applications, working currently for the Mars program, the European Mars program. I've come into contact with a group of people who are working on what I see as a phenomenal invention with potential to change many things in the future. La tecnologia is very, very amazing. Trasmissione di dati, di audio, musica, video tramite la luce. Sfrutta le capacità di trasmettere della luce in spazio aperto. Ad esempio, mentre in fibra ottica abbiamo una trasmissione via luce che ha delle performance molto buone, fare una trasmissione in campo aperto è completamente diverso. Ci sono delle performance, dei parametri da rispettare molto particolari. Communication from person to person, from in terms of broadcast, or within computers, for example, high capacity, the biggest capacity, and the maximum of information passing within that, and things like, for example, replacing the wires by light, because that's the focus of the whole thing, is a different, a new way, and a much simpler way, in fact, of modulating light. So everything is done, of course, at the speed of light. Now, I've mentioned those three major areas that I see this being used, Immediately, we can say advantages are you've got extremely high velocity, extremely low energy consumption, extremely good security, and from there we can go on and look at details. But as I say, for me, this is something with the various things I've seen over what, 30, 35 years of experience in the space activity, this is something which can really have a grand impact on the world, the technological world. Trasmettitori sono lampade, ad esempio un LED come questo alle mie spalle o qualunque altra forma. Abbiamo fatto esperimenti anche di trasmissione di dati o informazioni dalla luce di una candela, o comunque una qualche sorgente di luce può trasmettere informazioni. Chimicamente c'è tutta un'arte e una scienza sui generatori di luce e stiamo sviluppando dei nuovi anche emettitori a livello nanotecnologico, perché comunque le performance devono essere buone. Quello che vorrei far capire è che qui c'è della tecnica, ci sono parecchi studi fatti, altri in corso, ma non è solo una questione tecnica, qui si fa per passione, è anche quasi una forma d'arte, non so come dire, cioè, ci teniamo molto anche a come si può emozionare, diciamo all'emozione. Ci sono sempre più persone che appunto iniziano a capire questo potenziale, che credono in noi e sempre di più ne serviranno, perché vogliamo fare cose molto grandi, visionarie, ci serve tante persone, comunque tutti coloro, cioè servono persone visionarie, a noi ci piace tanto questa cosa. Un record importante che abbiamo fatto è stato, ad esempio, con la luce di un LED di pochi millimetri, riuscire a tagliare il canale della manica senza fibra, senza nessun tipo di supporto, per cui abbiamo sviluppato una serie di accorgimenti e caratteristiche per prendere il segnale anche in condizioni molto critiche.